Ciao a tutti ed eccomi con un nuovo video. Una ragazza sotto al video della recensione sullo struccante dell'Equilibra mi ha chiesto se gentilmente gli potevo far vedere come lo applicavo per struccarmi. E quindi ho deciso appunto di fare un video per farvi vedere tutti i passaggi che faccio quando mi strucco. Allora, partiamo subito. Allora, come struccante utilizzo appunto il mio struccante dell'Equilibra che appunto vi lascio il link nel box informazioni della recensione. Prendo un dischetto di cotone e vado ad applicare, non scende, ok? Un po' di prodotto all'incirca questa quantità sul dischetto. Poi mi avvicino, vedete? Poi vado a mettere un po' di qua, un po' di qua e comincio non mi dà fastidio per niente negli occhi. Adesso con lo stesso dischetto vado sull'altro occhio. Io utilizzo un dischetto per metterlo sugli occhi e un dischetto per fare tutto il viso. Perfetto. Poi prendo un altro dischetto, vado a mettere un'altra quantità sul dischetto di cotone e lo stendo sul viso. Quindi ne metto un po' in queste parti per scaricare un po' il prodotto che è tanto sul dischetto e comincio a struccare tutto il resto del viso. E via. Poi, visto che il mascara non mi si rimuove molto facilmente, utilizzo lo struccante, questo qui bifasico di Fior di Magnolia, per andare a rimuovere appunto il mascara in eccesso. Quindi prendo un altro dischetto, faccio scendere un po' di struccante e lo passo sui due occhi, solamente sugli occhi. Perché a me gli struccanti bifasici non mi fanno impazzire in quanto rilasciano questo strato oleoso che mi dà un fastidio. Quindi lo limito agli occhi, di modo che mi vada a togliere appunto il mascara rimasto. Anche questo non mi dà fastidio per niente negli occhi. Ciao Arti. Ok, ecco qua il resto del mascara. Poi per rimuovere, non sono più a fuoco. No, ragazzi, ok, che cosa era successo? Non si sa. Ok, per rimuovere lo strato di, diciamo, di oleoso e per anche rimuovere il resto dello struccante,
utilizzo il tonico, io sto usando il tonico. Scusa l'interruzione, ma uno quando gira il video ti chiamano, citofonano, squilla il telefono, quindi vabbè. Ok, quindi dicevo, dopo aver applicato il fior di magnolia, appunto per togliermi al meglio il mascara, per togliere appunto lo strato di oleoso e il resto dello struccante, vado ad applicare il tonico. Il tonico io utilizzo questo qui dell'Avon, è una vecchia edizione, ma io sto appunto finendo questo prodotto. Mi piace moltissimo perché mi idrata la pelle, quindi ne verso un po' sul dischetto di cotone e lo passo su tutto il viso, anche sugli occhi, non mi dà assolutamente fastidio, bruciore, nulla. Aspetto un secondino che si asciughi la pelle. Ok, allora praticamente nel frattempo metto un po' di gel contorno occhi, cioè, una crema appunto, quindi ne metto praticamente una puntina. Questa è la quantità, ne metto un po' su quest'occhio e un po' su quest'altro e lo stendo. Solitamente io questi passaggi li faccio la sera prima di andare a dormire, che vado a mettere appunto anche le creme. Invece per il resto del viso, come sapete dal progetto smaltimento prodotti, del quale vi lascio magari il link del video qui sotto nel box di informazioni, sto finendo questa crema dell'Avon e quindi ne metto una quantità del genere sulle dita e poi la vado a distendere e a distribuire su tutto il viso. Massaggio. Perfetto ragazze, io ho struccato tutto il viso, eccomi qui tutta acqua e sapone davanti a voi e niente, io spero che la ragazza sia stata contenta di come ho applicato, insomma, ho fatto vedere come utilizzo questo struccante con il quale mi trovo benissimo appunto con tutti questi prodotti. Ho utilizzato 4 dischetti, quindi insomma neanche tantissimi. E niente, io spero che questo video insomma sia stato utile alla ragazza che me l'ha chiesto e niente, che sia stato utile anche alle altre persone che magari erano interessate a vedere i prodotti che uso per struccarmi. E quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video e vi mando un bacio. Ciao!